è un nuovo giorno sull'Appennino. Il sole torna a scaldare la nuda roccia delle vette. La primavera è finalmente arrivata. Questo vasto territorio è ormai la casa di uno degli animali più iconici dell'idea di montagna. I freschi boschi montani rappresentano la casa perfetta per il più grosso ungulato italiano. Come tutti i cervidi, maschi e femmine sono differenziati da un evidente dimorfismo. Ogni primavera, a partire dal secondo anno di età, crescono solo sulla testa dei maschi i palchi, due strutture ossee analoghe alle corna. I palchi cresceranno fino a metà estate e fino ad allora saranno ricoperti da uno strato di velluto, un tessuto molto vascolarizzato. Le femmine, invece, più piccole e gregarie, mangiando costantemente, si preparano a crescere la nuova generazione in arrivo. Con l'arrivo dell'estate, i prati d'alta quota sono il luogo ideale per le femmine di cervo per sfuggire al caldo e per condurre una vita tranquilla insieme ai loro cuccioli. Caratterizzato dal tipico mantello pomellato, ogni cerviatto viene accudito dalla madre e dalle sorelle nate le primavere precedenti. Da loro imparerà ogni cosa, come fuggire dai predatori, ad esempio, che rappresentano il pericolo maggiore per la sua incerta sopravvivenza. Giorno dopo giorno, qualcosa nell'aria sta cambiando. I cervi maschi adulti perdono il velluto dai loro palchi. Il calo della temperatura induce il mantello dei giovani e delle femmine a diventare più folto. E le foglie degli alberi cominciano a cambiare colore. Il bosco tutto a un tratto diventa il palcoscenico perfetto per uno degli spettacoli più affascinanti del regno animale. All'inizio dell'autunno, i cervi maschi mettono in mostra la loro forza per il proprio successo riproduttivo. Questo grosso maschio, dai lunghi palchi, reclama a gran voce il suo diritto di accoppiarsi con un preciso gruppo di femmine. Ma dal bosco, il bramito di un altro cervo attira la sua attenzione. Il grosso maschio allora indirizza il suo bramito proprio in direzione dello sfidante. Uno scambio di ruggenti battute con l'obiettivo reciproco di scoraggiare l'avversario.
Lo sfidante però si fa avanti e si avvicina al gruppo di femmine. Il maschio cerca di metterlo in fuga, ma lo scontro è ormai inevitabile. I due maschi si sfidano intrecciando i palchi con violenza. Un'ultima parola prima della resa. Il grosso maschio ha difeso con successo il suo ruolo nella gerarchia e può ora concentrare le sue attenzioni sulle femmine del suo nuovo harem. Il maschio dominante di ogni harem cerca di accoppiarsi con quante più femmine possibili. Grazie al suo olfatto sviluppato, cerca di capire quali femmine sono pronte all'accoppiamento in base ai livelli di estrogeni rilasciati nell'aria da ognuna di esse. Ma anche per un cervo, i rifiuti sono sempre difficili da accettare. Col passare dei giorni, il legame tra il maschio e le femmine si rinforza e il futuro della nuova generazione viene scritto ancora una volta. Presto arriverà l'inverno. La pioggia diverrà neve, gli alberi perderanno le foglie e i maschi perderanno i palchi. Ma in primavera ricomincerà tutto di nuovo. Questa, in fondo, è la vita da cervo.